ormai sono entrate nelle linee guida le calzature terapeutiche, cioè tutto quel bel lavoro che abbiamo fatto per salvare certi piedi, sarebbe inutile se dopo non li proteggessimo da recidive. L'abbiamo visto all'inizio come sia importante considerarli pazienti in remissione. E se la causa iniziale di lesione è stata una calzatura anomala, a maggior ragione dovrò considerare di non mettergliela più. È dimostrato ed è entrato nelle linee guida che l'utilizzo di certi tipi di calzature con i plantari su calco riduce le recidive di lesione, ma addirittura previene la formazione delle lesioni nei soggetti con neuropatia diabetica, quindi nei soggetti a rischio. Le calzature sono state considerate dalla WHO, dalla World Health Organization, come tra le 50 tra i 50 prodotti Priority Assistive Product List che devono avere priorità: Therapeutic Footwear in Diabetic Neuropathic Orthopedic. Le hanno messo al 39º posto, quindi sono abbondantemente dentro nel 2016. E sarà per questo che il Ministero della Salute italiano, nei LEA del 2017, le ha tolte sostanzialmente dalla prescrivibilità. Queste sono le grandi incognite della nazione Italia, dove per risparmiare si toglie ciò che farebbe risparmiare. Hanno lasciato dentro solo calzature su misura con plantari personalizzati per le classi di rischio avanzate o con gravi deformità, ignorando le ulcere o le ulcere minori, diciamo, non esistono ulcere minori, ma le meno invasive, e ignorando la prevenzione primaria. Tutto questo non solo non porterà a risparmio, ma indurrà il prescrittore a considerare ad alto rischio molta più gente di quella fino adesso considerata e ad utilizzare calzature su misura anche dove si sarebbe potuto al limite usare calzature pre-costituite. Tutto questo purtroppo è la realtà italiana. Siamo arrivati alla fine della presentazione e aprirei adesso una breccia sulla discussione.